anche del fatto di come mai molti dei musei del design e istituzioni culturali sono state per molti anni privati dal punto di vista femminile. E i nostri ospiti, che introdurrò tra qualche istante, parleranno delle responsabilità e soprattutto appunto questo squilibrio abbastanza negativo. E quindi Quindi abbiamo abbiamo Tullia Tullia Beyerle, Beyerle, direttrice direttrice del del Kunst Kunst und und Gewerbe Gewerbe Museum Museum di di Amburgo, Amburgo, poi poi Alexandra Alexandra Cunningham Cunningham Cameron, Cameron, che è che è la la curatrice curatrice di di Contemporary Contemporary Design Design al al Museo Museo del del Design, Design, ma ma oggi oggi parla parla da da indipendente. indipendente. E E poi poi anche anche le le meraviglie meraviglie tecnologiche tecnologiche attraverso attraverso il il satellite. satellite. Parleremo Parleremo con con Lili Lili Hollein, Hollein, spero spero che che la la tecnologia tecnologia funzioni, funzioni, ecco ecco la la vediamo, vediamo, direttrice direttrice del del MAC MAC viennese viennese e ha ha un un nuovo nuovo ruolo ruolo al al MAC MAC proprio proprio questa, questa, da da questa questa settimana, settimana, vero? vero? Sì? Sì? No, 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 è è da da pochissimo, pochissimo, neanche neanche una una settimana settimana che che mi mi hanno hanno assunto assunto al al MAC, MAC, quindi quindi sono sono molto 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 orgoglioso orgoglioso che che tu tu ci ci abbia abbia voluto voluto dedicare dedicare del del tempo tempo nel nel corso corso di di questa questa conversazione. conversazione. Sentiremo Sentiremo da da Lili Lili che che cosa ha cosa ha intenzione intenzione di di fare, fare, quali quali sono sono i i suoi suoi obiettivi. obiettivi. Ebbene, Ebbene, cominciamo cominciamo con con delle delle informazioni informazioni biografiche biografiche delle delle nostre nostre autrici, autrici, di di ciò ciò che che hanno hanno fatto fatto in in passato. passato. E i ruoli Ruoli attuali, attuali, anche anche le le istituzioni istituzioni per per le le quali, quali, diciamo, diciamo, lavorano lavorano e e sono sono così così occupate occupate nel nel cambiare cambiare appunto appunto l'attitudine l'attitudine di di queste queste istituzioni istituzioni per per il il futuro. futuro. Tullia, Tullia, ci ci parli parli di di te, te, magari magari ci ci fai fai vedere vedere che che cosa cosa hai hai fatto, fatto, ci ci dici dici anche anche di di quello quello che che stai stai facendo facendo ad ad Amburgo Amburgo adesso. adesso. Grazie, Grazie, Tony. Tony. Grazie a Grazie a tutti, tutti, sono sono felicissima felicissima di di essere essere qui qui oggi oggi con con voi. voi. Sono Sono veramente veramente onorata onorata e e felicissima felicissima di di essere essere stata stata invitata invitata dalla dalla fiera, fiera, di di essere essere qui qui oggi oggi in in questa questa arena arena con con voi. voi. Sono Sono la la direttrice direttrice di di Kunst Kunst und und Gewerbe Gewerbe di di Amburgo Amburgo e è e è una una delle delle istituzioni istituzioni museali museali storiche storiche come come il il Dallero Dallero del del V&A. V&A. Il V&A è stato È stato fondato fondato nel nel 1852, 1852, credo, credo, il il museo museo in in Amburgo Amburgo è è del del 1877 1877 e e è è abbastanza abbastanza divertente divertente perché perché c'è c'è una una coincidenza coincidenza e e una una connessione connessione con con il il MAC MAC perché perché il il fondatore fondatore e e direttore direttore del del museo museo di di Amburgo Amburgo era era sempre sempre stato stato colpito colpito dall'istituzione dall'istituzione museale museale di di Vienna, Vienna, che è che è stato stato il il primo primo nel nel continente, continente, e e noi noi a a Amburgo Amburgo abbiamo abbiamo seguito seguito appunto appunto la la tradizione tradizione del del museo museo viennese. viennese. Ecco, Ecco, questa questa è è una una presentazione presentazione molto molto breve. breve. Sono Sono nata a nata a Vienna, Vienna, ho ho studiato studiato design design e e poi poi ho ho lavorato lavorato come come assistente assistente universitaria universitaria per per l'Università l'Università delle delle Arti Arti Applicate e Applicate e poi poi per per 13 13 anni anni sono sono stata stata professionista. professionista. Poi Poi ho ho lavorato lavorato anche anche con con Lili, Lili, abbiamo abbiamo collaborato collaborato insieme insieme perché perché abbiamo abbiamo fondato fondato insieme insieme il il Museo Museo del del Design Design di di Vienna Vienna e e poi poi all'inizio all'inizio del del 2000, 2000, 14, quattordici, ho ho lasciato lasciato l'istituzione, l'istituzione, sono sono andata andata a a Dresda Dresda e e adesso adesso dalla dalla fine fine del del 2018 2018 sono sono ad ad Amburgo. Amburgo. Beh, Beh, funzionava funzionava prima, prima, adesso adesso non non funziona. funziona. Eccoci Eccoci qui, qui, la la prossima prossima diapositiva, diapositiva, eccola eccola qua. qua. Bene, Bene, vedete vedete qui qui la la costruzione costruzione del del museo, museo, una una cosa cosa importante, importante, era era una una scuola scuola e e il il museo museo fa fa solo solo un'ala un'ala di di questo questo edificio. edificio. La La connessione connessione fra fra museo museo e e scuola è scuola è sempre sempre stata stata una una parte parte molto molto importante, importante, la la potete potete vedere vedere anche anche dalla dalla costruzione, costruzione, questa questa era era appunto appunto la la versione versione finita finita del del museo museo e e proprio proprio nel nel centro centro della della città città vedete vedete che che siamo siamo proprio proprio vicini vicini alla alla stazione stazione centrale centrale e e Amburgo Amburgo è è una una città città abbastanza abbastanza grossa, grossa, vedete vedete c'è c'è il il resto resto della della città città intorno. intorno. Queste Queste sono sono delle delle collezioni, collezioni, è è una una cosa cosa che che amo amo citare citare perché perché queste queste collezioni collezioni sono sono state state proprio proprio messe messe insieme insieme per per ispirare ispirare designer, designer, produttori produttori e e anche anche consumatori. consumatori. Io Io credo credo che che proprio proprio i i collegamenti collegamenti siano siano proprio proprio il il nucleo, nucleo, il il cuore cuore del del museo museo e e in in effetti effetti rendere rendere queste queste collezioni collezioni esplicite esplicite è è una una delle delle prove prove da da superare superare perché perché naturalmente naturalmente lavorare lavorare su su delle delle collezioni è collezioni è una una cosa cosa del del tutto tutto specifica specifica e e queste queste sono sono delle delle immagini immagini storiche e storiche e queste queste sono sono altre altre immagini immagini delle delle altre altre collezioni collezioni che che abbiamo. abbiamo. Abbiamo Abbiamo una una serie serie di di collezioni, collezioni, abbiamo abbiamo più più di di 600 600 biblioteche biblioteche nelle nelle nostre nostre collezioni, collezioni, quindi quindi il il museo museo ha ha collezioni collezioni di di reperti reperti antichi, antichi, asiatici, asiatici, fotografia, fotografia, graphic graphic design, design, strumenti strumenti musicali, musicali, testi, testi, eccetera. eccetera. E E
a 10.000 metri quadri di spazio per le mostre, e diciamo non possiamo paragonarlo ai grandi musei tipo lo Smithsonian eccetera, però insomma per la Germania è abbastanza grosso. Sono la terza direttrice donna nella storia del museo, la seconda nel senso che la direttrice prima di me è stata davvero una personalità fantastica. Vediamo appunto alcune delle immagini meravigliose delle nostre collezioni. Ecco, andiamo avanti, semplicemente per darvi un'idea, voglio far vedere qualcuno dei reperti che abbiamo. Prossima diapositiva, per favore. Potete vedere qui delle immagini che volevo condividere con voi, perché come ho detto c'è una prova da superare, come presentare una collezione, come lavorare con degli storici, come farli parlare, come far chiedere al pubblico le domande per poter rivelare le loro storie, come sono stati costruiti, il contesto, senza semplicemente in modo molto didattico e cronologico dare semplicemente delle informazioni sul design e come è stato fatto. Ecco, questo è quello che mi impegna moltissimo, soprattutto quando si tratta di grosse collezioni. Quindi noi abbiamo iniziato a lavorare, per esempio, presentare reperti, poi abbiamo invitato esperti che trovano collegamenti tra gli oggetti, le loro storie, cercare di fare in modo che questi oggetti si parlino e poi aggiungere magari qualcosa al pezzo stesso, lavorare in un certo spazio. Ecco, abbiamo cercato di differenziare proprio l'accessibilità di alcuni dei reperti museali. È stato un esperimento però importante, oppure espandere la nozione di una mostra, che cosa fa una mostra. In questo caso abbiamo invitato Jerzy Seymour, che ha sviluppato questo spazio assolutamente sorprendente, dove si poteva lavorare, vivere, fare una jam, divertirsi. Ebbene, si chiedeva anche come vivere nel futuro, quindi non semplicemente una mostra classicamente didattica. Sfortunatamente è una delle cose che appunto non si è potuta apprezzare a causa dell'avvento del coronavirus. Un altro progetto molto importante è stato aprire l'estate scorsa la Freiraum, cioè lo spazio libero, come potete vedere, nel centro del nostro edificio. Il concetto è che vogliamo offrire uno spazio consumer free e sicuro per lavorare, parlare, incontrarsi, rilassarsi. Adesso funziona benissimo, non è vuoto come lo vedete qui, anzi ci sono sempre molte persone che lo usano per tutta una serie di scopi diversi. A volte si fanno delle riunioni, ci si trova per poi andare in città. L'anno scorso per esempio c'è stato un gruppo di signore che si sono trovate dopo a essere stati a protestare di fronte al municipio per portare avanti le problematiche che riguardano la pace, poi hanno scelto di tornare e di parlare dentro il nostro spazio. Di solito appunto c'è una certa riluttanza da parte delle persone nell'entrare nei musei, magari hanno un po' paura, pensano che il portone, per così dire, sia troppo pesante da aprire, hanno delle aspettative che non sono decisamente quello che vorremmo che fossero noi, e noi abbiamo creato proprio questo spazio. Siamo molto felici che funzioni con il concetto che poi alla fine il nostro pubblico ci dia proprio l'abbrivio per mettere a punto le loro idee. Siamo in un luogo sperimentale proprio per quanto riguarda la diversità, per quanto riguarda appunto anche la gestualità. Di solito nei musei c'è questa attitudine del adesso ti dico io che cosa devi sapere, invece noi facciamo il contrario, vogliamo sapere dal nostro pubblico per essere arricchiti, quindi è inclusivo proprio nel senso letterale del termine. È gratuito, quindi non bisogna pagare un biglietto quando si entra, e quindi diventa un po' anche il nucleo centrale dell'intero museo questo spazio, perché appunto chi lavora in questo spazio fa da ospite, e quindi cercano di spiegare appunto che tipo di mostre ci sono, dove sono gli spazi, e poi allo stesso momento si cerca di fare risuonare quello che c'è fuori dentro il museo e viceversa. Ecco, diciamo, è tutto ciò che volevo dirvi per presentarmi. Grazie.
le porteremo delle domande più dirette relativamente a questo settore di inclusività. Ecco, non è semplicemente uno spazio iperpensato, è semplicemente uno spazio naturale. Poi, prima di sentire Lily e quindi attraverso Zoom e attraverso la tecnologia sentire lei e quindi mettere un po' alla prova Luigi, ciao Lily, buongiorno a tutti, mi è stato chiesto di non fare delle presentazioni troppo diciamo ufficiali. Beh, sei già una presentazione vivente tu, perché insomma il fatto che sei sullo schermo sei già quasi uno slideshow. Ecco, nel mio ufficio, come potete vedere, che è ancora molto vuoto, perché naturalmente ho voluto cambiare appunto la disposizione dell'ufficio della direttrice come primo atto dopo essere stata nominata, e proprio come ha già detto Tony prima, appunto sono appena stata nominata direttrice del MAC di Vienna, è stato la settimana scorsa, e grazie alla presentazione che ha fatto Tulga, abbiamo lavorato insieme per molti anni, e la sincronicità che c'è fra me e lei è quella che c'è fra le nostre istituzioni e anche le nostre biografie. E ho appena appunto rinunciato alla mia posizione di direttrice della Vienna Design Week dopo 15 anni e di lavoro, ovviamente. E praticamente fino a maggio di quest'anno ho mantenuto questo ruolo e adesso sono direttrice del MAC, che, come ha detto Tulga prima, è il primo museo di questo continente per le arti decorative, è stato aperto nel 1863 e l'idea è quella proprio di promuovere l'innovazione e quindi delle collezioni che fossero dei campioni, per così dire, come è successo ad Amburgo. La cosa importante per una città come Vienna, dove ci sono moltissime collezioni imperiali, eccetera, questa collezione non era concepita come una collezione aristocratica, ma una costruzione che fosse un incipit sull'innovazione, cosa che è entusiasmante. Ebbene, rispetto ad Amburgo, e come ad Amburgo sono la prima direttrice donna nella storia di questa istituzione, e di fatto è anche la prima istituzione di cui faccio parte in questo senso dal punto di vista del design. E fino a questo momento sono stata curatrice, giornalista, prima di diventare direttrice, quindi diciamo ho integrato queste mie abilità con queste più istituzionali, quindi grande cambiamento. Una doppia prima volta in qualche modo. Ora ovviamente non parto subito insomma dalla domanda delle modifiche, al di là del cambio ruolo, che cosa vuoi condividere? Beh, allora magari vi dico di questo ufficio di cui appunto ho cambiato la disposizione. L'ufficio precedente, quindi di Peter, mio collega che mi ha preceduto, per l'appunto era una sala, diciamo, molto ampia, molto spaziosa, devo dire molto bella. E volevo però che quella sala così ampia e spaziosa potesse essere fruita in modo diverso dal pubblico, quindi che potesse diventare una sala con delle opere per il pubblico. E l'obiettivo sicuramente è quello di aprire le porte a sempre più persone, quindi rendere accessibili questi spazi pubblici così ariosi, così spaziosi al pubblico rispetto, diciamo, ad ospitare un ufficio direzionale. L'obiettivo è sicuramente quello di accrescere la diversità del pubblico che ci visita. E mio principale obiettivo è anche quello di poter dire il maggior numero di storie, raccontare
Abbiamo moltissimi pezzi che ci sono stati donati recentemente ed è stato molto interessante quindi per me ora cominciare proprio in questo modo. Io voglio rendere questa collezione sempre più accessibile raccontando storie, alcune delle quali che non sono mai state raccontate prima. Ovviamente le donne sono state a lungo marginalizzate in alcuni ambiti, in alcuni settori, uno di questi, quello che io oggi presiedo, qualcosa di cui chiaramente non sono responsabile, ma sono felice oggi di ricoprire questo ruolo e di poter per l'appunto presentare le storie anche delle donne. Quindi è un ottimo momento perché io possa cominciare proprio in questo modo. Sì, e allora questa prima modifica, diciamo, è stata apportata, quindi una dichiarazione, un segno, insomma, dell'aprire quindi questo ufficio in realtà al pubblico. Quindi, molto bene, torneremo da te, Lili, e passerei ora la parola ad Alexandra, che è qui con noi. Beh, sei molto coraggioso, devo dire, a moderare questo panel. Cercheremo di renderti la vita più semplice. Ho tre sorelle più grandi, quindi io so come gestire le donne. Direi che forse mi hanno scelto ad hoc. Sono felice di essere qui, in presenza. E grazie mille al Salone, al Super Salone Maria Cristina per avermi voluto. Come Tony ha già anticipato, sono Alexandra, sono cresciuta a Miami e la mia carriera nell'ambito del design direi che nasce in un modo quasi accidentale. Studio letteratura, teoria critica e quello è il mio background culturale. Dopo il master ho pensato, prima di trasferirmi a questa mini città negli Stati Uniti per poter studiare, quindi ottenere il mio PhD e fare ricerca, ho deciso per l'appunto di provare questa carriera nel design. Mi è stata presentata la direttrice del Design Museum a Miami ai tempi, 2007, comincio a lavorare lì, non avevo esperienza, ho cominciato a lavorare per le loro mostre per molto tempo, partendo, ripeto, da zero esperienza. Quello che mi è sempre interessato è poter sviluppare nuovi punti di accesso per il pubblico, quindi mettermi un pochino, indossare un pochino gli abiti, insomma, del pubblico che accede ad una mostra, ad un museo. Ho quindi lavorato su una serie di progetti, uno con Sumerida Dash, che è stato, diciamo, che si poneva l'obiettivo di ridisegnare interamente per l'appunto l'esperienza della mostra. E quando in qualche modo si va a scardinare quello che è sempre stato, diciamo, lo status quo fino a quel momento, per me è stata veramente una sfida molto molto interessante. Ho lavorato con architetti americani e ho lavorato con Janet Mickey da Minneapolis e quello era un progetto molto interessante, su cui subito dopo ho fatto seguito un progetto con un designer tedesco in cui abbiamo lavorato con dei coreografi e utilizzato quindi diciamo ballerini per studiare il movimento e poi invece mi sono dedicata diciamo sempre a Miami a progetti un po' più ampi. In un altro paio di progetti, Nuage, ad esempio, ci siamo curati di questa installazione, vedete le immagini, abbiamo un altro progetto, Pons, di Simula Sabue, ispirata dall'utilizzo delle geometrie, dagli artisti più concettuali. È qualcosa che ho curato con Marino presso l'Istituto di Arte Contemporanea a Miami. Questo è stato appunto il primo progetto pubblico per Fiona Friedman e siamo stati veramente molto fortunati ad essere appunto selezionati in quanto poi l'artista ci ha lasciato immediatamente dopo. E appunto sto condividendo alcune immagini. Dopodiché ho cominciato a lavorare con istituti un pochino più indipendenti, sempre a livello, appunto, ho cominciato
essere anche curatrice o comunque co-curatrice, in questo caso ho lavorato con architetti con i quali per l'appunto ho realizzato alcune di queste opere. Anche in questo caso l'utilizzo degli algoritmi, della geometria, portare diciamo le diverse scale nell'ambito dell'architettura. E poi ho lavorato anche nell'ambito più redazionale, devo dire una mia passione ora da diversi anni. Sono stato anche caporedattrice di una rivista per l'appunto sull'arte e l'architettura che si pubblica a Miami, parlando ovviamente di arte per quel che riguarda la prospettiva ovviamente della città di Miami in particolare. Ho anche poi pubblicato un libro che vedete appunto nell'immagine. Quel progetto è stato un progetto davvero importante, mi ha impattato, ha influenzato diciamo anche poi tutto il mio operato diciamo. Ho lavorato con 15 colleghi, è stato immediatamente dopo il Covid e prende in considerazione diverse dipartimenti nell'ambito appunto del Museo di Arte Contemporanea a Miami, ed è diventato fra l'altro non solo un testo scritto ma anche una serie di lezioni che sto erogando nel ruolo di insegnante presso l'università e quindi creando questa sorta di seminario dove c'è moltissima anche interazione. Per Cooper Hewitt lavoro adesso da un paio di anni, sono curatrice ma non solo, ho un ruolo piuttosto insomma, articolato, ed è la prima mostra che ho curato, in prima persona, presso questo museo, è stata aperta poi, abbiamo riaperto adesso a giugno, e sarà il secret tour di un artista, completamente dedicato però a Will Smith per l'appunto, che parla di moda, di quello che succedeva nel 1987. Ovviamente la mostra si dedica prevalentemente all'artista che ha cercato Will Smith per l'appunto però di promuovere la moda sempre promuovendo al contempo l'uguaglianza di genere e abbattendo diverse barriere. E in questo caso abbiamo appunto richiesto ulteriormente il supporto di altri colleghi con i quali avevo già lavorato, anche i coreografi. È stata un'esperienza davvero straordinaria. Infine, insieme per l'appunto, mentre mi sono occupata di questa mostra, abbiamo lavorato sull'archivio, facendo riferimento alla comunità digitale in questo caso. Questo è stato un progetto che abbiamo lanciato immediatamente prima che New York chiudesse per il Covid, ed è ora, io vorrei riuscire a in realtà a far partire questo video, non so se riuscite a farlo partire per me, così intanto posso dirvi alcune cose. Quindi questo è un video che dimostra la nostra esperienza presso l'archivio, volevamo nuovamente rendere accessibile tutto questo materiale non soltanto a studiosi e a curatori ma anche a tutti coloro che volessero visitarci. Moltissime sono le conversazioni, non soltanto con Will Smith, ovviamente abbiamo lavorato tantissimo con lui in primis, ma siamo rimaste talmente travolte, sconvolte da come queste persone fossero, potessero fornirci delle informazioni così importanti, non soltanto relativamente alla collezione di oggetti, di opere, ma proprio circa la comprensione di tutto quello che ha animato il suo lavoro. È stato difficile, insomma, andare a reperire gli esempi migliori. Volevamo che si creasse uno spazio non soltanto per condividere queste storie da una prospettiva diciamo dell'io, ma nuovamente di renderla il più possibile accessibile anche al pubblico. La raccogliamo queste storie, vedete, alcune sono qui rappresentate, stanno scorrendo, e quindi alcuni esempi di che cosa indossavano le
delle persone, e poi alcuni bozzetti di coloro che hanno studiato i vari approcci a queste collezioni di moda. E questo devo dire che da curatrice, diciamo, ho dovuto un pochino cambiare anche il mio approccio, perché non ho potuto comportarmi come facciamo, come si fa tipicamente in una, diciamo, ho dovuto aprire molto di più la mentalità e cercare di capire come un'opera che ha, diciamo, una durata di tanti anni, come quest'opera è stata influenzata, si è aperta, è stata diventata così articolata. E ovviamente sono nuovamente, vorrei nuovamente dirvi di quanto sono felice di essere qui in presenza. Oh, straordinario, Alessandra, averti qui, e guardiamo come la tecnologia in effetti può rendere disponibili risorse, fonti, la condivisione di queste storie. Tutto questo si sarebbe perso in assenza di un lavoro di ricerca di questo tipo. Quindi la mostra è stata appunto fino al 24 di giugno, quindi insomma ci sarà ancora un pochino di tempo. Bene, è stata estesa ovviamente l'apertura. Bene, prima di entrarci ulteriormente nel tema, in realtà vi sono alcuni esempi che vorrei condividere con voi. Ho scoperto un quarto esempio, ne ho tre in mente, che mostrano probabilmente la mancanza, se volendo, insomma, la mancanza della figura femminile nel panorama dei curatori e così via. Quindi una bassa rappresentazione, una sottorappresentazione femminile, quindi andando in qualche modo a far pensare a una misoginia ben preponderante nell'ambito in cui lavoriamo. E vorrei ringraziare due donne giornaliste curatrici, Alice Wolfson, che ha appunto condiviso con noi, e Libby Sellers, curatrice, scrittrice, che ha condiviso appunto alcuni degli esempi. Allora, Reigns, quindi è una design company, Alice scriveva che quando aveva, diciamo, presenziato a questa cerimonia apertura, a Ray è stata data una rosa quando gli Ames sono andati a questa cerimonia, e la presentatrice, che era una signora, ha presentato Ray con una battuta strana, e questa è la signora Ames, e vediamo che ci dirà come aiuta Charles a disegnare le sue sedie. Un esempio assolutamente incredibile questo, uno dei designer più incredibilmente bravi di questo secolo, vittima della misoginia. E quando ha iniziato a lavorare allo studio di Le Corbusier, la risposta che ricevette fu un po' strana anche quella: noi qui non ricamiamo cuscini. E poi naturalmente lei diventò la meravigliosi pezzi mobili, senza avere appunto menzione all'epoca come ce l'ha adesso. E un'altra personaggio, una tipografa del XX secolo eminente, Beatrix Ward, ha potuto naturalmente scrivere solo sotto pseudonimo, chiamato Bojan. Non sarebbe stata presa seriamente, parliamo all'inizio del XX secolo, la tipografia era proprio semplicemente una branca dell'industria della stampa che era in mano ai maschi e basta. E sotto lo pseudonimo di Bojan, nel 1927, lui divenne editor del Monotype Recorder, mentre lei, Beatrice, accettò, ma naturalmente loro si aspettavano al Monograph un uomo, e quando videro che era una donna erano assolutamente senza parole. L'altra cosa finale, ancora più scioccante, questa è una cosa che mi ha detto Libby ieri sera, la BBC, e parliamo del 2014, quindi ieri,
ha trasmesso un documento in tre parti che racconta le storie degli architetti britannici, i britannici che hanno costruito il mondo moderno: Richard Rogers, Foster, Crumshaw, Farrell e Michael Hopkins della Hopkins Architects. Nella fotografia c'era Michael e Kathy, come vedete in alto, perché hanno cofondato lo studio, mentre invece quando è andato in onda il documentario, Kathy è stata cancellata dalla fotografia, e questa è una cosa scioccante. La BBC si è scusata, cioè, hanno detto che c'è stato un malinteso, eccetera. Ma questo è proprio un Photoshop stalinista, del proprio togliere una socia, una fondatrice al 50%. Insomma, volevo iniziare proprio con questa immagine scioccante. Poi c'è stata un'altra immagine di Antonelli 3 anni fa, cerimonia di apertura, c'era una parete di signori di una certa età, tutti con vestiti blu, ed era la gerarchia, i VIP, e non c'era una singola signora, una singola donna in quel gruppo. Sappiamo che le cose stanno cambiando, alcune sono anche cambiate. Adesso abbiamo Porro, la direttrice, e non ho visto le fotografie, però c'è lei in prima fila che taglia appunto il nastro con tutti i signori eminenti, diciamo un passo indietro. Quindi cose positive ne sono successe, le cose si stanno muovendo nella direzione giusta, però a questo proposito il pendolo non credo debba muoversi troppo lentamente in questa direzione, credo che con me siano d'accordo anche altri. Allora, iniziamo appunto con Tulga e con Lilly, ecco, eccola qui. Lilly, a te la parola, perché come tu hai detto nel comunicato stampa e nella dichiarazione della tua investitura al MAC, hai detto che la tua missione è dare una prospettiva femminile al MAC, al museo proprio. E anche Tulga e Alexandra sono interessate a poi dar voce a questo punto di vista femminista, ma noi siamo tutti interessati a capire come tu affronterai, quindi dici perché pensi sia necessario avere questo punto di vista femminista più che femminile, e che cosa farai? È una domanda troppo difficile? No, non è difficile, ovviamente. Io credo che hai fatto una presentazione a questa discussione relativamente a Charles and Ray, che hanno sempre lavorato insieme, ma anche in questo museo la mostra degli Ames era focalizzata tutta su Charles. Proprio allora, quello che voglio fare io è far vedere il museo con una visione femminile, anche un po' femminista, che significa anche sottolineare le biografie, significa anche forse ridare la giusta proporzione alla storia e alle storie, capire quelli che sono i risultati, per esempio, dei partner femminili, che non sono semplicemente dei partner a latere, ma certo, naturalmente, sono state molte designer donne in passato, e dovremmo forse rivolgere il nostro sguardo indietro a quei tempi, ma credo che poi sia anche il caso di parlare delle designer contemporanee o architette contemporanee, che e a volte dobbiamo proprio ricordare a noi stessi che dobbiamo cambiare il nostro punto di vista. Da un certo punto di vista, fare per esempio in modo a enfatizzare quello che è uno sguardo su le donne. Un altro punto potrebbe essere quello di come dire, lasciare un po' questa prospettiva eurocentrica da parte, che noi abbiamo francamente quasi tutti attualmente. Ecco, non è semplicemente questo il punto sul quale volevo accentrare la mia e la vostra attenzione,
ma diciamo non riscrivere la storia, ma dire quelle storie che non sono mai state raccontate. Quindi non è una questione di riscrivere, ma semplicemente scrivere la verità, cioè dire quello che è successo veramente. È una buona interpretazione delle tue parole? Sì. Tulga, sei d'accordo? Alessandro vuole dire una cosa. Volevo, sulla base di quello che ha detto Lili, che coloro che sono interessati, e dico e parlo di coloro perché di fatto pensare all'uguaglianza di genere sembra sempre essere una faccenda femminile, bisogna tenere in considerazione anche l'uguaglianza razziale, economica e cercare di costruire in modo particolare quando parliamo delle istituzioni, riuscire a portare dentro anche quelle istituzioni che hanno una pletora di prospettive in modo da interpretare adeguatamente le storie, le collezioni, creare delle partnership che abbiano un significato e che ripresentino anche proprio il mondo nella sua più ampia accezione. Quindi c'è molto da fare, insomma. Il punto di vista eurocentrico che i musei europei hanno, e poi ancora, se vogliamo tornare indietro, quando erano stati costruiti questi musei, erano super interessanti perché di fatto c'era, molto da prendere dal punto di vista dell'ispirazione. Quindi, in generale, è abbastanza sconvolgente da un certo punto di vista perché appunto ci si rifà alla diversità delle persone per avere una comprensione migliore delle comunità e mi rendo conto che sappiamo ancora troppo poco delle donne che hanno fatto la storia del design e che hanno lavorato. Abbiamo fatto una mostra su una designer per un'azienda tedesca che si chiama Deutsche Werkstätten delle Raum e abbiamo riscontrato che il lavoro della donna veniva sempre contrassegnato come se fosse il lavoro del marito e quindi anche dal punto di vista della ricerca bisogna cercare di tuffarci proprio dentro per cercare di ritrovare la verità delle storie. Come ho citato prima, c'è questa curatrice sul graphic design che sta ricollocando delle posizioni femminili e c'erano queste donne, no? E non venivano semplicemente descritte nei testi, non erano fonte di ricerca, non erano citate, i loro nomi non erano conosciuti fino al punto in cui ci sarà la diversità di cui abbiamo bisogno, è un problema che dobbiamo affrontare. Questa è una sorta di missione, le artiste ci sono, il problema è, le artiste ci sono, il problema è questa sottorappresentazione. Beh, allora, devo dire che ho studiato design 1986 fino al 92. Dunque, tutti i miei insegnanti erano maschi, i miei colleghi studenti erano maschi, probabilmente ricordo 4-5 compagne donne. Chi mi insegnava storia era nuovamente un insegnante maschio, non ho mai messo chiaramente in dubbio il fatto che la storia del design fosse totalmente appannaggio maschile, quindi mi sono anche detta, boh, è così, probabilmente non ho appunto messo in dubbio nulla e quindi a un certo punto ho detto, vabbè, probabilmente posso percorrere una sorta di percorso parallelo, cosa che poi si è rivelata essere una buona scelta. Beh, è statistica comunque e non risale poi così tanto tempo fa, 20, 30 anni fa, però oggi osserviamo un cambiamento. Beh, naturalmente osserviamo importanti cambiamenti, voi non credete? Alessandra, che cosa ne pensa? Che il ritmo è veloce, sta accelerando il ritmo del cambiamento e hai parlato durante la tua presentazione del fatto che hai lavorato, insomma, per diverse istituzioni, musei, occupandoti di diverse questioni e poi magari addentrarti in qualche dettaglio in più. Allora, Toolkit voleva per l'appunto modificare l'istituzione, il museo e l'esperienza di chi lo visita, pensando all'esperienza delle persone che vanno a visitare museo, mostra, è un atto di in qualche modo trasformativo. Che cosa intendo dire? Che l'idea
che appunto è quella che ci è venuta, di creare una sorta di toolkit, di cassetta degli attrezzi, se vogliamo, quindi per poter aggiungere diverse prospettive a questo tipo di esperienza, e che nasce appunto dal fatto che moltissime sono sempre più le donne che lavorano in questo ambito e non necessariamente in ruoli di leadership, questo è vero in molti ambiti, però naturalmente possono apportare cambiamenti all'interno delle istituzioni dove cominciano a lavorare. Tutto questo è possibile alla fine attivarlo, innescarlo, anche se non si è, diciamo, amministratori, se non si ricoprono ruoli di potere. E io credo che proprio nell'ambito del design, con il design thinking, quindi è possibile creare consenso, collaborazione fra i vari dipartimenti, cosa che oggi sta succedendo. Cioè, devo dire, un desiderio incredibile oggi nel far interagire diversi ambiti, appunto, anche ai fini poi del lavoro del curatore, è qualcosa che invece i musei hanno sempre tenuto molto, molto separato, molto insomma in qualche modo contingentato. Quindi una collaborazione, una comunione, è qualcosa che oggi sono diventate così parole un po' sulla bocca di tutti, ma qualcosa invece di cui noi siamo assolutamente orgogliose, perché diventano parole fondamentali nel portare avanti appunto questo nuovo desiderio delle istituzioni di far collaborare e di coinvolgere appunto a prescindere da genere. Quindi l'obiettivo di nuovo è relativo al pubblico. E come si va a manifestare? Com'è che si crea questo toolkit, questa cassetta degli attrezzi? Beh, ci sono stati un gruppo di 15 professionisti che lavorano appunto per vari musei, hanno diverse esperienze, lavorano nel digitale, curatori, istruzione, quindi insomma provenienti da diverse discipline, e fra professionisti si è cercato di trovare la migliore definizione, la migliore tattica, gli obiettivi per un museo che vuole cambiare. Si è parlato delle nostre carriere, siamo partiti da lì, siamo partiti anche dall'identificare gli strumenti che sono stati più significativi per noi, e abbiamo poi cercato di raccogliere in una modalità del tutto trasparente tutte queste esperienze. Ovviamente eravamo tutti in digitale, per questa ragione, insomma, per questa ragione non è stato semplicissimo interagire, però questa è stata sicuramente il primo toolkit di questo genere mai pubblicato prima d'ora, frutto appunto di questo lavoro così articolato. Nasce quasi come atto di ribellione, ma anche di richiamo alla partecipazione. Hai nominato una serie di aspetti che trovo veramente molto molto interessante e che stiamo facendo in un modo simile e al contempo molto, forse molto diverso, però clou fondamentale nel momento in cui si vuole cambiare appunto l'aspetto e la definizione di museo: innanzitutto evitare una gerarchia fissa, uno stallo insomma, e raccogliere storie, perché raccogliere storie e poi condividere, capire che non esiste un'unica verità. Siamo custodi naturalmente mentre lavoriamo all'interno di un museo, ma non siamo gli unici che raccogliamo la storia, ad esempio, di quell'oggetto, di quell'opera d'arte. E quindi credo che sia molto interessante quello che abbiate fatto voi con Toolkit. Le istituzioni stanno cambiando, per fortuna. Io mi auguro che alla fine l'obiettivo sarà proprio quello di riuscire ad includere quelle persone che sentono la loro voce non ascoltata, o che non sono stati invitati, o che si sono sentite trascurate. Parlando di istituzioni, credo che sì, ci sia un cambiamento importante, una trasformazione, sì, che quindi non soltanto sta cercando di risolvere, diciamo, problematiche che in qualche modo c'erano in passato, ma che si apre. Lili, posso nuovamente richiamarti nella discussione così? Innanzitutto ti rivediamo, se riusciamo a rivederti. Eccomi, sono di nuovo qua. Beh, sono naturalmente d'accordo con Alexandra e con Tulga. Hanno nominato il lavoro di Alex Wolfson e tutti i suoi sforzi. Vorrei anche ricordare quello che ha fatto Alex quando dirigeva il Museo di Design a Londra.
lei aveva già adottato una prospettiva molto diversa negli anni in cui appunto dirigeva quell'istituzione e probabilmente veniva anche considerata, forse non con un approccio così serio, insomma, così quello che le persone si sarebbero aspettate. Ma io credo che già il solo fatto che se ne sta parlando, e per fortuna, ormai direi che sono passati 20 anni dalla direzione di Ales, ma per fortuna siamo andati, abbiamo fatto grandi passi avanti. Mi fa molto piacere questo cambiamento di prospettiva e mi fa molto piacere che oggi abbiamo delle possibilità anche di cambiare le istituzioni in modo tale che le istituzioni stesse possano di fatto riuscire a riaprire i musei in modi diversi. Purtroppo il tempo vola e non è che abbiamo un limite, possiamo continuare ancora per qualche minuto. Allora voglio dare la parola al nostro pubblico, se ci sono delle domande da parte del pubblico. Abbiamo tre oratrici incredibilmente interessanti. Voglio fare l'avvocato del diavolo per un momento prima di dare appunto la parola a voi. E ho già citato questo quando abbiamo fatto una chiamata via Swing. Questo pendolo deve continuare a muoversi ancora per un po' prima di arrivare a una posizione ottimale. Se io fossi un giovane designer industriale laureando, dovrei preoccuparmi che indipendentemente dalla mia, come dire, posizione, abilità, eccetera, devo preoccuparmi perché questo pendolo non è ancora fermo, e rispetto a 20 anni fa, se fossi una giovane designer, che cosa mi preoccuperebbe? Beh, c'è un'altra cosa che è interessante, ci sono molte collettive e c'è un modo, diverso da parte dei designer di lavorare. Recentemente, per esempio, ho avuto un dibattito molto interessante, insomma, era un podcast, una specie di intervista con l'argomento era: ma il designer star se n'è andato oppure no? Perché se per esempio sei un grande designer, devi dimostrare sempre qualità che deve di fatto sostenere il tuo nome, la tua fama, però sono anche affascinata dal fatto che molti designer fanno delle collettive, adesso ci sono gruppi di lavoro, si collaborano in modo diverso, non è semplicemente una questione di una prestazione effettuata da un singolo designer, cioè più atteggiamento rispetto a una open source creativa, per così dire, cioè si opera in un campo che, come dire, ecco, non mi preoccuperebbe tanto il fatto che non ci sia una esposizione giusta. Diciamo che io conosco abbastanza giovani francesi molto forti con molte qualità e credo proprio che no, non credo che ci siano problemi di ipoesposizione o di non attenzione. E quindi diciamo che è finita l'era del grande designer o della grande designer iconica. Ci sono due cose che mi viene da dire. Come appunto è stato detto, ci sono così tante risorse alternative a disposizione dei giovani designer o delle giovani designer e architetti, ci sono per esempio risorse di istruzione per i designer, architetti, artisti. Michel Fischer, quello che sta facendo è assolutamente trasparente, per esempio pubblica gli stipendi a livello di foglio elettronico, eccetera. Quindi le informazioni vengono passate più liberamente. Poi dal punto di vista delle mostre abbiamo parlato un po' di Willy Smith e questo network di creatività, eccetera, mentre invece dal punto di vista degli eventi storici del design siamo molto diversi. Adesso stiamo iniziando a capire che non si può parlare di Willy Smith senza tenere in considerazione Lori Malley, la sua partner creativa.
quando parliamo dei progetti in architettura degli anni 70 e 80, c'era James, non Alison, per esempio, che erano appunto cofondatrici. Bene, quando si parla appunto di questa costellazione di creatività, che siano pezzi di un tipo o dell'altro, ci sono naturalmente queste situazioni a livello di spazio istituzionale. Ormai appunto la figura del maschio eroe è passata. Ci sono domande da parte del pubblico, abbiamo un microfono a disposizione. Grazie, per questa discussione che è fonte di molta ispirazione, però io credo che non dovremmo essere troppo ottimisti e dobbiamo comunque, tutti noi dobbiamo cercare di darci da fare per non ricadere in quelle strategie ormai obsolete, in quegli errori che sono stati compiuti. Io sono un ricercatore e sono un giornalista, cerco sempre di guardare la realtà delle cose e per esempio c'è tutta una discussione su chi è responsabile dei progetti, l'abbiamo visto appunto prima, quando sono stati citati degli aneddoti su chi ha avuto fama, cioè Denis Scott Brown, che ha ricevuto il Pritzker Prize. Sì, avrei potuto parlare per 3 ore di aneddoti e dando esempi, però è un punto estremamente interessante quello che lei ha sollevato. Non possiamo semplicemente ignorare le cose e far finta di niente. C'è qualcun altro? Magari c'è qualcuno dietro di me che non ho visto. Comunque, meraviglioso riuscire ad almeno gettare un occhio sul salone da qui. Mi mancate tutti, mi sarebbe piaciuto essere con voi. E guarda, è davvero diverso il salone, è un cambiamento incredibile, sorprendente. Era chiaro che questo sarebbe stato un anno diverso da tutti gli altri. Ci sono tutta una serie di modi incredibili e nuovi di presentare l'innovazione, la sostenibilità, tutto quello che vedete qui è riciclabile. Insomma, ci sono tutta una serie di cose positive. Guarda, mi viene da piangere per non essere qui. Devo dire, questo è stato l'anno migliore. Mi dispiace che tu non ci sia. Mi chiamo Stephanie. Buon pomeriggio, scrivo sul design e vivo a Zurigo. Vorrei capire un pochino di più quello che pensate dei giovani designer e designer e dal punto di vista economico, perché l'esperienza che ho io quando parlo con i designer, che siano uomini o donne, giovani nei loro studi, il problema non è più un problema di genere, di uguaglianza di genere, ma la domanda è come si può acquisire visibilità nel settore dell'industria, perché molti di questi designer vanno nelle grandi aziende, fanno, come dire, vedere le loro idee e possono essere accettati oppure no, e se vengono accettati devono sviluppare il loro progetto a livelli molto molto alti, pronti per la produzione e poi magari anche, come dire, visto e prodotto nell'ambito dell'industria. Quindi vorrei sapere che opinione, che cosa pensate a questo proposito. Cioè, quali sono, per esempio, le limitazioni nell'ambito dell'industria? Forse il problema non è tanto quello dell'uguaglianza di genere, ma della visibilità. Ottima domanda. All'inizio, quando hai iniziato a parlare, ho pensato: non ci sono mai stati così tanti designer, per così dire, fra virgolette, istruiti come oggi. Il numero dei neolaureati ogni anno è incredibilmente alto, quindi certo non tutti possono acquisire visibilità, c'è la logica della concorrenza, però i limiti dell'industria è anche il fatto che in questa industria non si è più sperimentali. Ci sono, in modo particolare qui in Italia, non esistono più aziende come l'Olivetti,
che permettevano, per esempio, a Ettore Sozzas di fare davvero quello che voleva in modo assolutamente sperimentale e comunque essere pagato da Olivetti e lavorare per loro. Insomma, ormai tutto viene testato attraverso il marketing prima che un oggetto veda la luce, e quindi a questo punto l'industria diventa un territorio sempre più ristretto. Però se guardi per esempio quello che è successo qui con il Last Graduation Show, quindi con questa mostra, c'è molto molto da vedere, più materiali da sperimentare eccetera, e non so, insomma, ne ho visti tantissimi, adesso non li cito, però sì, capita sempre di vedere lavori incredibili, e io credo che se davvero vogliono ce la fanno, e visto che sono stata curatrice per molti molti anni, insomma, quando vedi una cosa interessante, poi rivedi un'altra cosa interessante l'anno dopo a Milano e poi ancora da un'altra parte, sai che questa persona ce la farà, magari non a livello industriale, ma sicuramente a livello di professione. Io sono assolutamente certa che di fatto il problema sia trovare la creatività. Sentire cosa ne dice Lilli. Devo dire che è vero, esiste forse questa necessità di mettere un pochino di pressione per supportare il designer, perché se pensiamo a tutta l'intera pipeline per una carriera da designer e tutto quello che noi possiamo fare nel nostro ruolo per poter supportare la creatività e soprattutto sostenerla, perché poi il problema è anche questo: magari c'è un'iperconsapevolezza relativamente a un determinato talento, ma poi non sappiamo per quanto durerà, quanto quindi sia anche importante sostenere, oppure andare a vedere quello che stanno facendo alcune istituzioni per supportare altri studi più piccoli. C'è un ecosistema intero. Io credo che sia veramente una responsabilità e che possiamo assumerci ad ampio spettro. E all'interno delle istituzioni, ad esempio, noi potremmo consentire la sperimentazione. Questa è una delle possibilità che noi abbiamo nel nostro ruolo. Quindi non soltanto collezionare, essere custodi, fare ricerca, insegnare, ma aprire davvero alla possibilità anche di sperimentare e magari anche produrre qualcosa che nasce a livello completamente sperimentale. Questo è un altro ruolo che potremmo ritagliarci. Vorrei aggiungere ancora una cosa. Presso l'Università di Arti Applicate, che proprio si trova nell'edificio adiacente, insomma, dove lavoro, l'istruzione sul design è cambiata moltissimo. Io credo quindi che sempre più sia importante anche guardare all'istruzione, un'istruzione che non può essere esclusiva relativamente appunto al design fine a se stesso, ma deve essere veramente interdisciplinare, sempre più ampia, e in modo tale che le persone sviluppino competenze di varia natura. Questo se vogliamo adempiere a questi cambiamenti che tanto, insomma, cui tanto auspichiamo. Il design nell'arco proprio anche dei mesi passati ha mostrato quanto la creatività possa veramente contribuire effettivamente alla società, migliorare la società, e quanto i design possano rendersi utili letteralmente. Quindi probabilmente una maggiore consapevolezza relativamente a quali sono le altre competenze con cui formare i designer in modo tale che possano supportare a loro volta la società, quindi in un qualche circolo virtuoso, anche appunto tenendo in considerazione, come diceva Alexandra, la difficoltà ad esempio a volte di gestire i media, e quindi
Direi, ecco, ampliare così, ampliare la base della formazione potrebbe essere un buon inizio per poter avere questa carriera veramente un po' più articolata, insomma. Sì, l'istruzione chiaramente non può che farla da padrone sempre, probabilmente, se c'è una domanda finale, abbiamo forse un minuto a disposizione. A questo punto chiudo. Vorrei ringraziare, beh, allora, una serie di persone, gli organizzatori che ci hanno invitato, Maria Cristina Didero, quindi curatrice di questi talk, e poi Patrizia Malfatti, Vlad Cazzanoletti ed Elisabetta Vicariello, che sono state davvero incredibili dal punto di vista dell'efficienza, dei veri talenti e peraltro tutte donne. E poi naturalmente le nostre tre ospiti. Grazie mille per essere state buone con me. Bella, l'esperienza con le sorelle ha aiutato. E grazie mille ancora a tutti voi per il coinvolgimento e l'attenzione.